Siamo a Bagnoli, questo è il borgo antico di Coroglio, siamo proprio accanto a Città della Scienza. Per il commissario straordinario Anastasi e per Invitalia queste case devono essere espropriate. Come l'avete saputo? Nel modo più becero possibile, attraverso la pagina di un giornale. Nel primo momento, poi abbiamo pensato, ma scusami, perché questi chiedono di, vogliono abbattere le nostre case? Abbiamo sentito dopo un po' di giorni il commissario che parlava di abitazioni abusive. Assolutamente no. Le nostre abitazioni non sono abusive. Siamo 230 abitazioni a partire da Fondazione IDIS, tutto il borgo di Coroglio, fino ad arrivare alla prima parte di Bagnoli, compreso commissariato di polizia, alberghiero e nautico, fino a una parte vicino Pozzuoli e siamo circa 1000 abitanti. Senta, da quanti anni siete in questa casa? Dunque, mia moglie c'è nata. C'ha 67 anni, quindi sono 67 anni a meno e siamo riusciti pure a spuntare qualcosa dal Comune di Napoli, più precisamente negli ordini del giorno che ci legavano sostanzialmente alla permanenza della Città della Scienza. Per cui, rimanendo la Città della Scienza, rimanevamo noi. Tutta questa parte qua, che è la parte del Borgo Marinaro di Coroglio, tutto è espropriato. Nel 2014 la Bagnoli Futura presenta un progetto per la bonifica e riqualificazione dell'area di Bagnoli. In quel progetto le vostre case restavano qui. Le nostre case erano inserite in questo progetto, per cui c'erano le foto dei rendering com'è e come sarebbe diventato con il borgo ripristinato. Quindi noi eravamo lì nel progetto con spiagge libere, spiagge pubbliche, alberghi e quant'altro. Sì, è arrivato Anastasi e vuole mettere le mani qua, non so con quale criterio, e mi vuole espropriare. Dietro alle case del borgo antico di Coroglio c'è la Cementir, la ex Cementir. Sì, è proprio qui alle mie spalle dove potrebbero benissimo costruire qui alberghi, parchi verdi, cominciando da qui ad allungarsi verso Cavalleggeri. Invece si vogliono allungare verso il mare? Sì, invece vogliono allungarsi al contrario, verso il mare. Renzi è arrivato in elicottero proprio qua a Nisida, mi fa vedere dove è arrivato. Sì, è passato da sopra il mio palazzo con l'elicottero bianco, io l'ho visto quando è passato e si è fermato lì, a Nisida, sulla comunità. Cioè, lei ha visto quando è venuto Renzi a Napoli a parlare anche della riqualificazione di Bagnoli? Sì, come? Come? Altro che se l'ho sentito, ma perché se ne sta a Firenze Renzi? Se ne sta buono là. No, sì, l'abbiamo visto, se ne parla da anni, diciamo, noi siamo storici qua di Coroglio, quindi se ne parla da anni. Abbiamo visto progetti già negli anni passati, progetti stupendi, bellissimi, ma il nostro desiderio, la nostra, diciamo, desiderio che vogliamo è restare qui a Coroglio comunque. Siamo nati qua e vorremmo restare qui, morire qui. Che ne pensa di questa riqualificazione? Che male, a me va male quello che loro vogliono fare, non mi sta bene. Ma noi siamo nativi di qua, ma perché ci vogliono togliere pure a Coroglio? Ci hanno tolto la salute a tutti quanti. E io non intendo muovermi di qua, ma vanno solo a Cirano. Attività industriali di questo territorio vi hanno portato anche tanti danni alla salute? Sì, purtroppo sì, ci hanno portato tanti danni, malattie tumorali, gente che è morta per tumore dell'amianto grazie ai Talsider e Cementir. Per cui noi chiediamo di riqualificare il nostro borgo, sia la bonifica, ma bonifica significa togliere materiale inquinante, togliere il materiale inquinante intorno, riqualificare il borgo, fare spiagge libere, fare spiagge private, fare piscine, alberghi e dare lavoro alla gente, ma il nostro borgo resta qui.